Oggi saremo 2 milioni. 2 milioni. O anche 3, no? No, 2 milioni, 2 milioni. Io vengo da Forlì e sono qui per manifestare a fianco ai lavoratori per il diritto allo studio, per l'università pubblica che sostenga l'accesso al diritto allo studio ancora per tutti e che non sia un'università per pochi. Sono una prepensionata, ero andata in pensione perché fabbrica in crisi nel 93 e quindi con 48 anni. Avevo 48 anni, faccio la volontaria al sindacato pensionati, arrivo da Torino, però certamente che la mia pensione non è stata rivalutata, per cui man mano sono sempre più povera, ecco. Però comunque mi ritengo fortunata perché 1.100 euro al giorno d'oggi per una pensionata donna ritengo di essere ancora fortunata. Sono qui in piazza per i milioni di donne che invece vivono con la pensione, quella integrata al minimo quando va bene, o quella che non è integrata al minimo perché coniugate con un marito che ha magari 1.100 euro di pensione, ecco, sono per quelle. Io vengo da Asti e rappresento la Camera del Lavoro di Asti. Siamo qua per manifestare contro la crisi, una crisi che anche nel nostro territorio è scoppiata pesantemente. Nel nostro territorio è forte l'industria automobilistica, l'indotto dell'auto, e non c'è praticamente azienda che non sia in cassa integrazione. Siamo la comunità Tamil in Italia, veniamo da Biella, siamo venuti qui proprio per dar voce al nostro problema, che è appunto una guerra che sta avvenendo in Sri Lanka per più di 30 anni. Nello Sri Lanka sono presenti due etnie, che sono i cingalesi e i Tamil, la maggioranza sono i cingalesi, invece la minoranza sono i Tamil, noi siamo per l'appunto l'etnia Tamil. E i Tamil stanno subendo delle discriminazioni da parte del governo dello Sri Lanka, che è a maggioranza appunto cingalese. Attualmente la situazione è assolutamente critica, vengono effettuati moltissimi bombardamenti su ospedali, istituzioni civili, muoiono più o meno al giorno 100-200 persone, tra cui donne, bambini, donne incinte. Molto spesso questi bombardamenti avvengono su ospedali dove appunto vengono riportati moltissimi feriti. Il governo dello Sri Lanka inoltre utilizza anche delle armi illegali, le cosiddette bombe cluster, che sono appunto ormai illegali in quasi tutto il mondo, però vengono utilizzati appunto sui civili. Francesca! Siamo tutti morti purtroppo per evidenziare il fatto che ci sono troppe morti, che se ci fosse un po' più sicurezza si potrebbero anche salvare. Tutto questo, una nostra polemica molto forte, speriamo che il segnale sia anche altrettanto forte. Come vede il mondo giovanile oggi? Molto in crisi? Molto in crisi. Per esempio mi ha fatto molto male sentirmi dire da mio figlio: cosa vai a fare mamma, cosa serve tutto questo? Ma statene a casa. Dopo aver fatto una notte in bianco. E vabbè, sono anche commosso. Scusi. Grazie. Visiti noi! Ci vogliono lasciare a casa! Siamo qua per manifestare e farci sentire tutti quanti. Come buffone, pagliaccio! Siete incazzati o siete allegri? Siete incazzati o siete allegri? No, siamo molto incazzati, non allegri.
Cioè, siamo qua per manifestare e farci sentire seriamente stavolta, perché non serve a niente tutte le volte. Berlusconi deve fare molto di più, molto, ma molto di più per noi. Non sta facendo proprio niente per noi operai, Berlusconi. Si deve far sentire, non farsi vedere in giro, si dovrebbe far sentire più da noi. E sì che dovrebbe capire da operaio qual è, no? Chi? Da operaio qual è? Dovrebbe capire? Beh, dovrebbe. Sei operaio, ma non è operaio. Berlusconi non è. Il presidente operaio Berlusconi. Non si alza alle 4:30 come noi, che siamo qua per lottare per il nostro posto di lavoro. Perché noi di lotte le abbiamo fatte e continuiamo a farlo. Le abbiamo fatte e ne stiamo ancora facendo. E faremo oltranza, non molleremo fino alla fine. Perché l'Inter sì, deve rimanere a none per noi. Perché se noi Piemonte non c'è più lavoro, almeno non c'è lavoro in giro. Siamo Indesi, siamo 650 famiglie che ci vogliono lasciare a casa. Adesso probabilmente vogliono trovare un accordo. Ma un accordo per riuscire a dimezzare, vogliono dimezzare la fabbrica, di 650 persone probabilmente la vogliono portare a 300 persone, altre 300 famiglie dove vanno a finire, questo che ci deve poi dire Berlusconi, è questo che ci deve far sapere Berlusconi, dove vanno a finire altre 300 famiglie. Il lavoro, mette fuori, chi mi rinnova i documenti? Io che lavoro qua. Insomma, è un inganno quello. Deve lasciarci lavorare e le fabbriche che rimanere in Italia. Ancora, non capito. Ticle è dura. Anima è dura e diventa ancora più dura. Ai suoi bisogni speciali, al suo posto nel mondo. Comunque io non ho la ghialetta da parlare. Dura cosa? Sopravvivere? Prego. Poi capisci che è dura perché adesso noi abbiamo la casa che è la nostra e lavoriamo tutti. Però chi deve pagare l'affitto, che lavora uno solo, poi magari ha perso anche il lavoro, capisci che è dura. È dura un po' anche per tutti, anche in una zona come l'Emilia Romagna, che è considerata una zona ricca, anche lì ci sono già molti segni di crisi, cassa integrazione, eccetera, eccetera. È perché crede nella scuola pubblica. Voi pensionati vi aiutate l'uno con l'altro? Beh, noi facciamo, oltre a fare attività sindacale come SPI CGL, io per esempio come altri facciamo parte di associazioni di volontariato come Auser e noi abbiamo un servizio che è importantissimo, che con la macchina portiamo gli anziani ai presidi sanitari o addirittura gli portiamo la spesa a casa, facciamo quei servizi lì come associazione di volontariato. L'articolo 3 della Costituzione. Chi pensa che il mondo del volontariato, quello che fa il volontariato, sia una delle possibili soluzioni per superare questa crisi? È una delle soluzioni perché si possono utilizzare delle persone che sono andate in pensione ancora giovani, hanno delle esperienze, la mettono a disposizione. È un buon aiuto per gli anziani, chi sono in difficoltà, chi non ha la famiglia, quelle cose lì. Arriviamo da Agrigento, abbiamo fatto un lungo viaggio, però ne è valsa la pena perché credo che manifestare e scendere oggi in piazza è un dovere di qualsiasi cittadino onesto e che non condivide le logiche di questo governo. Di cosa vivete ad Agrigento? Ma ad Agrigento c'è una situazione un po' particolare, noi facciamo parte di quella Sicilia che è ancora più indietro rispetto ad altri posti d'Italia e questo periodo di crisi dalle nostre parti si vive con purtroppo maggiore intensità. Ci auguriamo che le logiche di questo governo possano cambiare, quello nostro oggi vuole essere un segnale, la nostra presenza così in massa qui a Roma facendo tutti questi chilometri appunto per dimostrare che siamo stanchi di questa associazione e vogliamo una politica più a misura dei cittadini. Da Pordenone lavoro nel settore metalmeccanico, sono una saldatrice, lavoro per il gruppo Marcegaglia,
è comunque una piccola azienda a Pordenone dove facciamo componentistica per i frigoriferi. Marcegaglia, quella Marcegaglia? Marcegaglia, sì. È una piccola azienda dove facciamo piccole componentistica per i frigoriferi. E niente, sono un'attivista convinta e oggi sono qua per continuare a fare rispettare i nostri diritti, perché noi siamo contro l'accordo separato, che ci porterà ulteriormente a carenze di diritti e sgravi salariali. Probabilmente qualcuno non ha capito la gravità di quello che è successo, perché in momenti di crisi come ci sono in questo momento, andare a firmare qualcosa di separato ci porterà ad avere ancora più rottura, e meno capacità. Tra i lavoratori c'è perdita continua di credibilità e questo fatto oltretutto ha creato dissapori tra la gente, ma nello stesso tempo probabilmente li ha infervoriti, perché qualcuno ha capito che c'è qualcosa che non va. Però non so quanto funzionerà questo, perché il sistema il sistema che hanno instaurato servirà per continuare a rompere, a creare, a frammentare quello che è stato costruito poi alla fine con le lotte dei nostri genitori, dei nostri nonni, e sicuramente sarà difficile recuperare, perché purtroppo sempre più viviamo in un sistema individualista e io mi auguro che oggi abbiamo dato un segnale, che serva qualcosa, però presumo che ci vuole più forza, perché la situazione si sta mettendo veramente in un clima grave. Siamo in una crisi talmente profonda che per risalire o si fa qualcosa di forte, qualcosa di sentito, sarà difficile, veramente difficile. Io sono qui, continuerò a lottare fino all'ultimo, anche se sono sicura che la CGIL la vogliono togliere di mezzo, perché noi siamo quelli che alla fine hanno sempre sostenuto i veri diritti dei lavoratori in generale, che siano iscritti, non iscritti, extracomunitari, non extracomunitari, CISL e UIL. Io nella mia azienda ho cercato di fare capire anche agli altri iscritti, guarda che noi siamo qua per i diritti dei lavoratori. Io quando gli facevo domande anche agli altri delegati, gli parlavo come lavoratrice, non come una della FIOM, però niente, non ascoltano. Anzi, in una assemblea in cui noi abbiamo chiesto la motivazione per cui loro hanno firmato senza consultare noi lavoratori, hanno detto che loro non sono tenuti. Questo nella tua azienda? Sì, loro non sono tenuti a consultare i lavoratori. Allora qui io mi chiedo, il sindacato a cosa serve? C'è qualcuno che comanda e comanda sulla testa di tutti? O siamo noi lavoratori che insieme a quelli che ci rappresentano dobbiamo formare e tutelare i nostri diritti e i nostri salari? Se c'è qualcuno che comanda e decide per noi, alla fine noi non serviamo più a niente. Il sindacato è nato per tutelare i lavoratori, non perché loro si mettano d'accordo con i politici, con chi governa, per buttare giù il sistema poi alla fine, che è quello manifatturiero e tutto il resto che gli va dietro. Figli del tempo, siamo figli del tempo, noi siamo figli del tempo, figli del tempo, siamo figli del tempo.